Ciao a tutti gli appassionati del Grande Fratello. Oggi vi portiamo un aggiornamento esplosivo sulla controversa puntata recente. Rimani con noi fino alla fine, perché questa volta è davvero imperdibile. Vi abbiamo già parlato delle percentuali, ma adesso entriamo nel cuore della tempesta. Anita Olivieri, al centro di una polemica scatenata, difende Massimiliano Varrese e il pubblico grida alla squalifica. Mentre attendiamo la nuova puntata, Anita si schiera apertamente con Varrese, il quale, dopo l'ultima puntata, è stato invitato da Alfonso Signorini a tenere un comportamento rispettoso. Un abbraccio tra i due ha destato sospetti, ma Beatrice, l'eterna antagonista di Anita, ha chiarito che non ha nulla contro Varrese. La polemica nasce sul web, accusando Varrese di comportamenti discutibili. Signorini ha dato un ultimatum, ma Anita Olivieri, la nostra protagonista di oggi, si inserisce nella vicenda. Lei, attenta all'occhio pubblico, cerca sempre di andare contro la sua nemica giurata, Beatrice Luzzi. Anita Olivieri sottolinea l'importanza dei rapporti civili, evidenziando che Massimiliano Varrese ha preso una posizione contraria a Beatrice. Questa scelta è giustificata, secondo Anita, dalla mancanza di rispetto che Beatrice ha dimostrato in diverse occasioni. Mentre il gruppo del Grande Fratello VIP sembra dividersi, sui social esplode la polemica. Si chiede a gran voce l'intervento di Signorini, ma finora, solo Anita è stata messa in nomination. Ma la domanda è, cosa ne pensate voi di questa situazione? Ditelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete il pollice in su e continuate a seguirci su AMF Channel per tutti gli aggiornamenti sul Grande Fratello VIP 2023. Ricorda di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella. Grazie per aver guardato il video.